È stata una partita, è stato un derby perché come sappiamo tutti i derby qui della zona hanno un sapore un po' particolare, tutti ci tengono tipo a far bene perché è giusto che sia così, siamo vicinati di casa e quindi a nessuno piace far brutta figura. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e anche oggi sfortunatamente siamo partiti di nuovo sotto 1-0. Siamo un diesel, noi partiamo sempre dopo, abbiamo bisogno di prendere penso un gol a questo punto, non lo so, però va bene, siamo riusciti a riprendere questa partita, abbiamo dato segno di carattere di nuovo secondo me, che non abbiamo mollato, non ci siamo mai nervositi, anche quando stavamo sotto siamo riusciti a rimettere la partita nel binario giusto e quindi va bene, sapevamo che per noi questi 7 giorni e queste 3 partite erano fondamentali, far 9 punti se volevamo ambire a fare qualcosa di buono e ce l'abbiamo fatta. E adesso vediamo un po' cosa succederà partita dopo partita. Nel secondo tempo è sempre in crescita questa squadra e oggi chiaramente un'altra splendida prestazione da Dua che è servita a staccare l'Angelana che tra l'altro ha pareggiato con l'Alma Fanes in un campo difficile sul quale noi abbiamo sofferto. Notizia più bella non mi potevi dare, sono contentissimo di questo qui, ci speravo vivamente. Comunque a parte scherzi, noi abbiamo questo difetto, partiamo sempre dopo, non so perché, dobbiamo lavorare molto, molto su questa cosa, credo, non so se sarà un fattore di testa o di cosa, perché non penso che sia la paura delle squadre che andiamo a affrontare, perché come si dice, il rispetto è per tutti ma la paura è per nessuno, quindi non penso che sia quello. È un punto dove dobbiamo lavorare e ci lavoreremo sicuramente in settimana. Che partita è stata questa mista? Una partita difficile, come previsto, questo è un campo difficile, il Cusco ancora è una diretta concorrente per un posto al sole, quindi è stata una partita difficile. Noi fuori casa stentiamo un po', abbiamo meno sicurezza di quelle che abbiamo in casa nostra. E i primi tempi, finché le partite non si aprono un po', facciamo fatica. Anche oggi è stato così e anche oggi una bella comunque prova di carattere, fino alla fine non abbiamo mollato, abbiamo portato a casa 3 punti d'oro. E non è più una novità, questa squadra nel secondo tempo va sempre in crescendo. Sì, noi nei primi tempi abbiamo un approccio un po' difficile della partita, abbiamo ormai una costante, però poi nel secondo tempo usciamo bene, quindi fisicamente vuol dire che stiamo bene. E il problema secondo me è come le partite si aprono, che noi usciamo fuori, quindi finché la partita è bloccata facciamo fatica. Adesso non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo guardare la prossima partita è una partita di Coltoti, una partita difficilissima. Mariotti la preparerà benissimo perché ci conosce bene, oggi l'ho salutato, quindi ha preso gli appunti necessari per fermarci sabato, però noi dobbiamo andare avanti, partita dopo partita, siamo a un quarto del campionato, abbiamo fatto 5 vittorie e 2 pareggi, quindi tutto molto bene, però il bello viene adesso. L'esonero possiamo dire che abbiamo bello che accantonato ormai a questo momento. No, l'esonero è sempre di trafo. Sono sempre dietro l'angolo perché il boss Galassi non è abituato a perdere partite, quindi la prima sconfitta le sono sempre pronte, quindi no, non è questo il problema, magari non è questo. Il problema non è questo, il problema è che dobbiamo fare un passo avanti, quindi mentre le prime giornate il passo si vedeva, adesso il passo avanti comincia a essere più difficile da fare partita dopo partita. Però prendiamoci questa storia, oggi non è una partita facile, poi ricordiamo che la terza partita di una settimana. Quindi io avevo detto come un titolo di un film, 9 punti in 7 giorni, i ragazzi l'hanno fatti, non possiamo chiedere la luna.